accesseremo sulla fondazione del Carnevale, le dimissioni di Rosita Romeo. Siamo qui con il presidente della fondazione, Antonio Coniglio, che a cui chiediamo come ha accolto queste dimissioni. Con grande serenità questa mattina Rosita mi ha telefonato, ne avevamo già parlato, i suoi impegni personali che sono molteplici non le consentono di assumere questo impegno a tempo pieno. Personalmente a nome del CDA la ringrazio per l'impegno che ha profuso nel corso di quest'anno. Rosita è un pezzo importante di Cambia Macireale, continuerà a fare politica all'interno della nostra esperienza e come fondazione la chiameremo per raccogliere i suoi suggerimenti, i suoi consigli. Sta facendo una iniziativa come quella della carta pesta che è lodevolissima. La discussione in questi giorni verte anche se sia giusto o meno che il comune spenda 600.000 euro per il carnevale. Cosa è la sua, cosa dice lei in merito? Guardi, io innanzitutto sono un'amministrazione servente, perché le fondazioni sono amministrazioni serventi che hanno uno scopo, quello di realizzare il carnevale, che rispondono a un indirizzo politico e che è quello di realizzarlo attraverso le risorse a disposizione. I 600.000 euro sono fondamentali, 500.000 euro sono premi. Immaginiamo per un attimo che questa città non abbia i carri. Io posso tagliare tutto per quanto mi riguarda, fino a quando avrò un solo carro lungo il circuito potrò fare il carnevale. Quale futuro per questo carnevale? Il futuro, il carnevale di Acireale nasce nel 1600, è sopravvissuto ai re, è sopravvissuto al podestà, è sopravvissuto alla Repubblica, è sopravvissuto a Vito Finocchiaro, a Pistarà, a Michele Russo, a Nino Garozzo, sopravviverà ad Antonio Coniglio, a Giulio Vasta, cioè il carnevale continuerà ad esserci assolutamente, quindi il carnevale avrà un futuro. Allora, Coniglio è fermo nel suo posto e continuerà a dirigere il nostro carnevale, io serenamente. Sono servente rispetto a questa esperienza, lo faccio con grande passione, con grande piacere, quindi non ho motivo di non continuare. C'è ad Acireale già il Toto nominato, ci sono dei nomi in lizza per sostituire Rosita nel CDA della fondazione? Ma guardi, queste sono scelte rimesse pienamente nelle prerogative del nostro sindaco, che saprà sicuramente individuare la figura giusta per andare avanti in questo percorso. Per quanto mi riguarda, quello che decide il sindaco a me sta bene, perché io con il primo cittadino sono in un rapporto di immedesimazione totale. Grazie.